hanno colorato le strade del centro cittadino di azzurro, il colore che simboleggia a livello internazionale la sindrome dell'autismo. In occasione della giornata mondiale dedicata a questa tipologia di disturbo neuropsichiatrico, adulti e bambini con bisogni educativi speciali sono stati protagonisti del flash mob organizzato da alcune delle realtà cittadine e regionali che operano nell'ambito della disabilità, come l'Associazione Electra, Crescere, Associazione Autismo Toscana e All Stars Arezzo. L'evento, patrocinato dal Comune, dall'ASL 8 e da UNICEF, si è inserito all'interno di un percorso specifico volto alla promozione di servizi, tecnologie e modelli di sviluppo innovativi per intervenire nei confronti dell'autismo. Percorso già avviato con la tavola rotonda svoltasi pochi giorni fa nell'auditorium dell'ospedale San Donato di Arezzo. Un fenomeno in aumento, quello legato a questa patologia, per il quale è necessario continuare a sensibilizzare, informare ed agire. È un richiamo per dimostrare che si può fare molto, chiaramente, uno stando insieme, uno facendo parte delle associazioni, uno stimolando i politici, uno facendo conoscere la gente di quelle problematiche che ci sono a questo livello. Partendo da questo possiamo veramente pensare, come ha proposto anche la nostra ASL, di far diventare Arezzo un centro di riferimento per una problematica così importante. Ci sono state delle risposte incisive, mi auguro che le promesse fatte lunedì durante il convegno Autismo Trattare con Cura vengano mantenute e ci auguriamo che sia, diciamo, l'inizio di un percorso lungo su questo tema in questa città, perché questi ragazzi non hanno bisogno soltanto di fare manifestazioni. Purtroppo sappiamo che delle cure specifiche non ci sono, però possiamo aiutarli tramite percorsi di sviluppo, strumenti o risorse ad avere un futuro migliore.